Vai, acchiappami, nel senso grabbami. Vai a casa. Vieni qua, ti prendo. Sono sottoterra. Vai a casa, Mike, grazie. Wow. Da che parte è questa? Allora, stiamo andando a catturare un Quetz, livello 140? 140, 135. Quello 100, 135. Vediamo se sarà una cosa, diciamo, fattibile o sarà un fallimento penoso. Propendo più per la seconda. Vabbè, te non portare sfiga, dai. Anto, voi state venendo, vero? Sì. Allora, andiamo in 4, 2 su 2 grabbati, mentre il quinto rimane in base a fare l'opera d'arte. Poi vedremo alla fine cos'è che sarà uscito. C'è Reni che c'è rimasto in base. Oh, che, guarda che bel beacon, che dici? Quale, quello giallo? Quello a destra. Ah, sì, anche. Poi c'era un altro viola, ma questo deve ancora scendere. No, no, vai... Siamo a terra ormai. Ah, è a terra, no, lo vedevo lassù io. Ok, sganciami. Allora, qua di solito ci sono allosauri, c'è di tutto di più. E che schifo, che è un lampione. Affanculo. Quello vuoi il viola? Ma sì, dai, che il viola mi piace. Ah, e tra parentesi, l'artista mi ha fatto la mia nuova tutina tutta viola. Adesso mi metto anche la luce dietro, così faccio Fata Morgana, va. Vai, faccio pandan con il beacon. Col beacon. Allora, qua sotto è una zona bastarda. Prima di sganciare, controlla. No, io ti mollerò giù tranquillamente. Esce fuori il tuo lato donna. Fatta trucchina, ti mollo o cosa? Aspetta, sei sicuro? Qua ci sono gli allosauri, occhio. Occhio. Che se poi mi distruggono l'armatura, Reni ti picchia. Io vedo solo il tricerato. Ok, sganciami veloce, poi riprendimi al volo. Allora, vediamo un pochettino. Una sella. Oh, ah no, è un engramma, peccato. Aia. Aia, che è? Aiuto. Aspetta. Sono i compiti. Oh, c'è un allosauro. Guarda un po'. Vediamo che livello è. 20. Tra parentesi, abbiamo tamato due allosauri, un 145 e un 150, che stanno già figliando. E quelli sono buoni. Buoni, buoni. Insomma, sti Quetzal ci stanno trollando. Sì, di brutto. Che dici? Vai. Atterriamo. Visto che il Quetzal non l'abbiamo trovato, andiamoci a vedere. Mazza, che salto. Grazie, Okay. Visto che non l'abbiamo trovato il Quetzal, però forse ci conviene scendere. Non l'avete ancora fatto, sto Quetzal? No, non l'abbiamo più trovato. Allora, vediamo dove adesso, andiamo alla ricerca, alla scoperta di questo castellino. Alla scoperta. Là dentro ci potrebbe fare una base, niente male. Sì, ma sei limitato, perché poi se ti vuoi espandere non sai più dove cavolo girarti. Vabbè, c'è l'entrata. Allora, sono pericoli in zona. C'è l'entrata e c'è pure l'acqua, giusto per dire, toh, fate una base qua. Vai, vai, sgancia. Io non c'ho armi però, Ma non so niente. Ah, tu l'hai già visto? Sto castello? Sì. Dove sei? Dietro di te. Sulle scale, stanzette strane. Vediamo. Occhio. No. Fuck. Ok, sono ancora vivo. Meglio non avere le luce. I miei 730 punti HP mi salvano spesso e volentieri. Qua sotto non c'è una mazza, però. Ah, c'è un'uscita. C'è una grotta. Ah, non mi dire che io un giorno passeggiando ero arrivato dentro una grotta che sembrava avere una struttura. Forse era questa? No. Ne avevo trovata una molto più figa e grande di caverna che sembrava avere una struttura sopra. Acchiappami, insomma, in sto castello non c'è niente di che, è tutto vuoto. No. No, mi lasciato qua. Mi avessero messo un artefatto, magari sarei stato anche contento. Avessero messo qualcosa che ti spinga ad esplorare. Sì, infatti. Ragnarok, che ci sono le no, è un castello fatto per essere costruito. Dice proprio, vieni a costruire, toh, c'è anche l'acqua. Allora, guardi qua. E fu così che incapparono in 15 quest. Magari. Guarda lì sti laghetti che ci sono qua. Non è che ci sono dei castorini, no? Qua sotto. No, non mi sembra di vedere dighe. Che poi quando le fanno sott'acqua ti fregano. Perché per ora i castori li abbiamo trovati solo in quel lago lì. Sì, è buono, dai, in realtà. Scusa?
best animale per le caverne, per l'esplorazione. Sì. Il Deinonychus. Sì, perché si arrampica, è veloce. Diciamo è agile, quello sì, ho notato che è agile. Volete andare nella zona di Aberration? Yeah. Andiamo nella zona di Aberration, allora, dai. Ma dov'è che si entra? Visto che il Quetzal... Venire con voi. Non l'abbiamo trovato. Io dov'è? Abbiamo tre, ragazzi. Chi vuole venire? Quelli con giallo? L'azzo non si tocca. Cioè... qua vige la regola degli hippie. Tutte le donne sono di tutti. Aia. No. No. È cresciato di nuovo. No. Stai morendo, Dave. No, minchia, sono rimasto vivo. Ah, se no, scherzavo. Le iene infami. Aiuto. Ma porcaccio. Scappa. Sono vicino alla palude. Cioè, allora, sono morto in pratica. No, ehi, chi hai tu? Chi aiuto. Caccia. Dai che sono ancora vivo, chi è che mi salva? Salvatemi. Ma dove sei? Vieni dove c'è. Cioè, guarda come ride questa stronza di iena, guarda. Guarda che t'addormento, eh. Vai, salvalo tu. Ah. Nella palude. Sì, nella palude. Sai dove è la palude? Qui. Ok. Ti ha fatto cadere, vero? No, guarda, ho messo le ali e ho incominciato a volare. Raga, ma c'è la viverna che sta morendo di fame. Questa è al 150. L'avete prima. Vicino l'acqua. Sono sott'acqua. Con pesci che mi... Sto riloggando. Ok, mi hanno abbandonato. Sono vivo. Ma che figata. Io sono vivo ancora o cosa? Ah, non lo so, ho pensato a salvare me. No, sono senza stamina, adesso annego. No. Maledetto Ark. Aiuto. Io posso restarti. Allora, sono respawnato in base io. Allora, figlioli, vi faccio vedere anche la base che è stata verniciata dal nostro pazzo pittore senza nessun altro aggettivo. Che ci ha fatto? No, il tuo no, eh. No, devi pagare i diritti se vuoi affiggere sul mio muro il tuo logo. Poi c'è il mio di logo. Poi vediamo cos'altro hai fatto. Fuori. Vediamo un pochetto. Ah, ha messo il cartellone qua. E guarda sul tetto poi qua. E sei riuscito a vedere il mio cadavere? A prendere le mie cose? Io sto ancora cercando di entrare. Ah, ok. Ci si accontenta, dai, nella vita. Perché io sono spawnato in mezzo. Allora, vediamo un pochettino sopra cos'è che fa. Ah, sopra c'è l'altro. Minchia, qua si capisce, proprietà di History of Game. Vediamo se faccio così, lo vediamo bene. Un po' scuro è uscito, mannaggia. Va bene, allora, visto che siamo morti, dobbiamo ritornare a prendere le cose, perché sennò perdiamo tutto, e ciò mi dispiace. Cioè, no, vabbè, guardate sta roba qua. Ora, non chiedetemi come ho fatto a prendere questo trofeo, eh. Dai, facci vedere la tua armatura, dove stai? Qua. Aspetta, mettiti di fronte che c'è la luce. Dove stai, Zalion? Assomiglia un po' alla mia, solo che hai fatto celestino. Io ho fatto blu. E sei pandan come i tuoi capelli. Vabbè, quindi mi puoi fare la mazza più bella? Vieni. Sì, ma che colori vuoi? La tua scelta. Secondo me lo vuole fucsia pua, secondo me. E su Giorgio si può anche fare su Giorgio, dai. Passami l'armatura. Va qua scatta la musichetta di 7 settimane, no, com'era già? 4 settimane e mezzo, com'è che si chiamava quel film? O tipo arancione. No, arancione, di farlo. Arancione è figo, arancione è figo, a me piace. No, fallo tipo il tuo. No, è che vuoi, ci devi pagare i diritti se lo vuoi come il nostro. Eh? Ci devi pagare i diritti. E va bene, finiti quei colori là. Aspetti, li devo rigrattare. Basta, no. Dai, fallo arancione, va, che ci piace a noi arancione. La faccio arancione, se non ti piace la facciamo... Cos'è che mi hai dato? No, ho buttato una cosa a cazzo. Prendi. Ho trovato un'armatura sotto, chi la vuole sta armatura? Potenziata pure, la mia fa cacare, eh. Quale? Minchia, aspetta.
A me Reni mi ha dato l'armatura delle palle, proprio quella più economica che ha trovato. Allora, senti, tu mi hai detto di farti un'armatura in metallo. Sì, ma già che c'è, riprendimene una buona, non la più, più scrausa che hai trovato, dai. E io non ho ricraftata una nuova. Comunque, raga, è fighissima questo bacino azzurro così, c'è pure le lenticine in faccia, fighissima. No, a me non mi piace, onestamente. Non, azzurrino, con le ciglia blu così non mi piace. A parte che c'hai lunghe, che c'hai due spazzolini invece di due ciglia. Però sono riuscito a prendere il latte senza non far male a nessuno, voglio un premio. Bravo. Dai, vieni qua. Bravo, bravo. Ti lascio il tuo logo comunista. Grazie. C'ero anch'io comunque, non per dire. Ecco, raga, ha preso un aggro qualcuno. Non volate troppo. Un po'. No, mazzichetto sulla chiappetta. Dai, c'è un bel bronto vicino a te qua. Ma non so, sono italiani questi, dici? Evitate. Ah, ho capito. E mo hai evitato perché ieri è andato a portare un bronto. Mo voglio no. Scappa, scappa. No, ieri. Yeah. Scappa, t'ho detto. Scappa. Ma sei a piedi. Aiuto. Aiuto, scappa. Oddio, è veloce. Dai che ci sono i bronto qua. Chi è che sta a piedi, che c'è lo ptero suo? Oddio, ti sei... Chi è per terra che sta per morire? Chiamatelo, Migli. Vai, chiamalo. Tranquillo che questo qua mi attacca tutto. Oddio, ma ti ha attaccato te? Ecco, mi stavo aiutando. Diglielo. No. Vai. Sì, ma il bronzo. Ecco. Io c'ho il fucile che fa un sacco di danno. Fa 1400, io posso colpire il bronzo. Come faccio il fucile? Ma non sprecare munizioni, cazzo, mi hai usato tutta la mia polvere da sparo, infame. Ma quello l'ho rifatta. Sì, l'hai usata tutta per fare la polvere lì. Ecco, regà. Beh. Oh, e se mi mangio un fiore raro e vengo qua? Sta qua vicino. Vado a prendere i fiori rari. No, ce l'ho io, lascia. E mettiti in mezzo a me. No, muoio. Aiuto. No, non voglio morire. Oddio, sono salvo il 645 mi ha fatto. Raga, ancora 645, raga, state attenti. No. Ecco, raga. Dai, ancora lì, dai, Dio santo, lo sta facendo apposta. Vai, portatelo dentro. All'anchilo. Raga, dobbiamo togliere le carcasse. Sto togliendo il parasauro. Ecco. Eccolo, raga. Ma scusate, vai. Oh, ma Lollo, scusate, in che tribe gioca Lollo? Neptune. Ah, in quella lì. Guarda che sta muorendo il coso, eh. Vabbè, meglio, dai, meglio. L'alfa. In caso, regalato un alla fine uccidetelo voi. Minchia, gli abbiamo fatto un lavorone. Ho regalato, gli devi dal giga, non so se pure... Gli fa 400 di danno, 350, ma che roba. Ma io ce l'ho negli artigli. Ma allora, regà, è morto l'alfa, eh. Io mi nascondo, eh. Non dite niente a nessuno, mi raccomando. Sei un grande. 3, 2, 1, scappate tutti. Io scappo. Però adesso ci dobbiamo aspettare un ricambio di favore. Nella nostra infatti, base. Per questo che ti dico, se noi facciamo le torrette. Come non detto, è sparito. Ma sono qui. Ok, tutto ho visto. Super di qua? È qui dietro. Eccolo qua, vediamo che livello è. 140, via, questo qua, dai. Bella. Mi ha spaventato, peccato. Vedi se lo puoi grabbare. Così, giusto. Ah, vieni qua, Mike. No, lasciate, faccio io, lo sparo, lasciate. Vieni. Ti sei messo davanti. No, toglietelo zero, che sennò va fuori. No, a grado me. Oh, c'è il 130 pure qua. Gambe. Levatevi. Vabbè, ma che cazzo è qua? Oh. Brutto. Chiudete sta trappola. Vai che dentro, chiudete dentro. Vai. Oh, questo comunque, eh. Frecce io. No, questa è una femmina, è inutile, anche là. Eh? Anche quella al 130 era una femmina. È inutile la femmina? Eh no, questa pure è una femmina. Dice, è inutile tamarne un'altra femmina. Oh, 140. 50. Maschio. Buono. Dove? Quello dentro i laghetti? No, è al lago grande. Allora,
Sto andando verso la gabbia adesso, quello che abbiamo già fatto. Poi l'altra dove devo venire io da te o lo vuoi portare più vicino? La facciamo qua vicino comunque. Ma vicino all'altra gabbia? Eh sì, li mettiamo a 2 km, non ha senso. Vabbè, magari non riuscivi a portarlo. No, vabbè, se l'ho portato qua vicino, non so se è morto, però... Tieni, prenditi tutto. Prendi. Oddio, cos'è che attacca? Ah, ok. Margio, margio. Oh, portalo via, portalo Mike. Via, Mike. Mike, no, 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 no. Non di lì, non di lì. No, non andare lì, Reni, si è aggrato di noi lui. Madonna. Hai shottato, voglio. È questo? Dimmi che è questo. Oh yes. Sta combattendo un terizzino, però. L'avrei fatta un pochettino più in là, però, eh. Vabbè, non so. Paura che poi se esce magari lo attacca. È aggrato? Sotto casa nostra. L'ho portato però, qua di fronte. Il lago da dove viene la cascata. Lo vedi, Dave? Sì, sì. Vai, vai, tu vieni che io lo chiudo, vai. Mettiti bello dritto. Magari si aggra su di me. Ok, è dentro. È chiuso. Ah, a posto. È quello giusto, no? Controlla il livello, va. Magari è un 25. No, no, è quello giusto. 140. Mannaccia la Peppa che oggi ci è andato parecchio male, era ferito. Vabbè, già preso... ma se mettessimo qualche spina qua intorno sì, non sarebbe male. Vedo che già stavate iniziando a fare. No, io no, non so chi è che ha incominciato. Grande Mike. Io di solito non faccio mai spine. Mettile qua intorno, ce ne dovrebbe essere anche un po' in base, ma lì le vado a prendere. Minchia, sei appesantito? C'ho le spine. Ok, vai che sta andando giù. 13 e 4, dai, ok, buono. Non sei un po' giovane per fare queste forme un po' strane di recinzioni, scusami, eh. Non l'ho visto. Ma mannaggia. Oh sì, finalmente, finalmente è fatto ed è andato tutto molto bene. Questo qua è diventato livello 208, mentre questo qua, nonostante gli abbia già dato qualche livelluzzo, 207, va in vigore. Ok, smontiamoci tutto e ritorniamocene velocemente alla base. E chissà cosa troveremo lungo il cammino, anche perché sta arrivando il buio. Ok, è bello che buio, partiamo. Ci abbiamo anche il canguruzzo che sì, è veloce, dai, ci sta, ci sta. Bene figlioli, siamo tornati in base. Beh, abbiamo trovato molti nemici, ma per nostra fortuna nessun alfa, che era veramente la mia più grande preoccupazione. Ho trovato 2 raptor che per fortuna siamo riusciti ad aggirare. Bene, abbiamo portato ancora qualche altra piccola modifica alla base e con questo bellissimo spettacolo possiamo concludere il video. Ciao a tutti!